È una giornata importantissima. Per prima cosa ho conosciuto l'ingegner Prisco e l'amministratore, quindi il commissario straordinario, che ci ha concesso di vedere insieme alla commissione regionale i lavori dal vivo. I lavori sono veramente avanti, mancano 450 metri e il ponte, famoso ponte di collegamento. Però è bello rendersi veramente conto del lavoro enorme che c'è dietro questo transito. E cosa ha commesso Alex? Perché noi ci siamo trovati distrutti, ma in realtà vedere dal vivo cosa ha combinato Alex al nostro tunnel che frequento da quando sono nata, avendo una casa in Liguria, è stato veramente emozionante. Importante per la nostra valle, per la nostra società e per tutti gli sciatori e i commercianti e tutto ciò che gira intorno all'economia della valle che si è riaperto. L'ANAS ha detto che per ottobre 2023 si apre, anche se come modalità cantiere, diciamo, il tunnel nuovo, per il quale mancano ancora 450 metri per poterlo completare, e ha parlato del 2025 come sostanziale chiusura dei lavori con a disposizione le due canne. Direi che questa visita intanto ci ha fatto apprezzare i lavori che stanno procedendo obiettivamente celermente. Ci ha fatto anche apprezzare il grandissimo, non apprezzare ma constatare quanto abbiano inciso su questi lavori la tempesta del 2020, perché comunque sul lato francese la situazione continua ad essere molto complicata. Ci sono ancora delle difficoltà legate soprattutto al rapporto con i francesi, no? Che è problematico come sempre, sia per quanto riguarda la parte della viabilità stradale che per quanto riguarda i treni. Però credo che in questa fase, dopo tanti anni di problematiche, di ritardi e tutte le cose che sappiamo, penso che da questa giornata ci viene un messaggio di incoraggiamento e di fiducia per una infrastruttura che è fondamentale per tutta la provincia di Cuneo e per il Piemonte. Consigliere Matteo Gagliasso, è stato lei a richiedere questa commissione quassù a Limone, al cantiere del Piemonte? L'ho richiesta perché sappiamo che è un'opera strategica per non solo la provincia di Cuneo ma per tutta la regione, proprio per questo che ho chiesto alla commissione regionale di poter venire a visionare il cantiere, che abbiamo visto con i nostri occhi sta andando velocissimo, perché comunque nell'ultimo tempo si è continuato a scavare, si continua a scavare ogni giorno e si prosegue oltre i 4 metri al giorno, quindi questa è una buona notizia, perché vuol dire che entro la fine di marzo, inizio aprile, finalmente l'ultimo diaframma che divide l'Italia dalla Francia in questo nuovo tunnel non ci sarà più, e finalmente il tunnel non sarà completato ma sarà aperto e non ci sarà ancora la viabilità, ma comunque Italia e Francia saranno di nuovo collegati da un tunnel. Questo vuol dire semplicemente che oggi sono solo più 450 metri che dividono l'Italia e Francia. Questo vuol dire che finalmente a ottobre il passaggio veicolare ci sarà di nuovo, ed è una notizia buona, ma sicuramente non ci basta, perché sappiamo che entro il 2025 comunque dovrà essere completata anche l'altra opera, e cercheremo di visionare anche e controllare che comunque le opere vengano fatte in tutti i modi, nel modo più giusto e corretto, e che siano sicuri per i cittadini, perché è l'unica soluzione che possiamo richiedere. Però resta aperta la questione del ponte, che senza il quale anche il tunnel resta inutilizzato. Visto che il piazzale hanno iniziato a costruirlo, hanno già iniziato a dare, diciamo, una forma anche al piazzale dalla parte francese, che permetterà l'uscita delle macchine e delle autovetture, la possibilità di mettersi sul ponte. Il ponte è stato ordinato, come ci è stato detto. Questo vuol dire che, finito il piazzale, entro comunque i mesi di aprile, non più tardi di inizio maggio, comunque inizieranno i basamenti del nuovo ponte, per poi appoggiare la struttura che arriverà, e in contempo hanno già iniziato le opere di sicurezza, anche del discorso della frana che era avvenuta durante la tempesta Alex, che finalmente metteranno in sicurezza tutta quella zona e potremo poi finalmente transitare. Quindi le opere ci hanno assicurato che entro ottobre comunque saranno completate. Sul paravalanghe vi è stato detto qualcosa, perché c'è anche questo grosso lotto? Cioè, il finanziamento c'è già, quindi quando c'è già un finanziamento stanziato vuol dire semplicemente che l'intenzione c'è. Si stanno valutando anche dalla parte francese, come ci è stato detto stamattina, se ci sono la possibilità di fare altre opere rispetto al paravalanghe, che possono essere più utili e magari meno costose, in modo da valutare questa cosa. Appena i francesi avranno finito le loro valutazioni, si proseguirà per la realizzazione dei lavori. Innanzitutto ringrazio l'amico Walter Marin, presidente della seconda commissione, che ha voluto dar vita a questa visita, e soprattutto l'ospitalità e la disponibilità del commissario Prisco e di tutta la squadra che lavora con lui nel dettagliarci tempi e modi di lavoro, e poi anche nel mostrarci proprio fisicamente quelle che sono lo stato di avanzamento lavori, che è rassicurante, perché vediamo un 4 metri sul lato francese ogni giorno e un 3 metri sul lato italiano,
un piazzale che è in fase costruenda con tutta una serie di micropali che daranno sicurezza, e poi aspettiamo ovviamente quel viadotto di 70 metri che aprirà poi il collegamento definitivo con la Valle Roia. Quello che è importante sono i tempi. Noi abbiamo visto che dal punto di vista turistico Limone ha perso circa il 50% in questo inverno, che è troppo per una stagione che produce ricchezza e innerva ricchezza su tutto il territorio del Sul Piemonte.